Ermanno Detti, buongiorno. Buongiorno a lei. E grazie per essere qui insieme con noi. Anzitutto, bentornato perché con lei abbiamo conversato tempo fa per il suo libro Giovannino senza paura, che era di tutt'altra pasta rispetto a questo romanzo, Edizioni Gallucci, il romanzo intitolato L'assalto al cielo. Una ragazza, gli ideali e il 68. Ecco, abbiamo in copertina di questo libro delle ragazze che stanno correndo nei tipici abiti degli anni fine 60, inizio 70, ed è veramente un'immagine gioiosa che riporta un 68, in verità, quello gioioso fino a un certo punto, Ermanno Detti. Certo. Ma tanto le dico due parole sulla storia. È la storia di due ragazzi. Lui, l'ambiente è Roma. Lui è un militante del movimento studentesco, ormai coinvolto profondamente. Lei invece è una ragazza che proviene dalla provincia e non sa niente, anche se si è iscritta all'università ed è stata promossa col massimo dei voti, però non sa niente degli ideali di giustizia, di libertà, di dignità del lavoro, di rispetto per gli altri, dei grandi ideali, insomma, che agitavano gli studenti di quell'epoca. E quando si incontrano scatta immediatamente una simpatia profonda. Lei se ne innamora e lui no, non se ne innamorerà, però inizierà questo loro sodalizio. E la storia si sviluppa così: questa ragazza che prende piano piano coscienza di tutti quelli ed entra a far parte del movimento. Poi naturalmente c'è uno sviluppo, c'è una storia che prosegue, eccetera. Quello che è importante è dire che tutto questo è agitato da una grande vitalità. Lei ha parlato prima dei ragazzi che corrono, dei ragazzi belli, giovani, forti, con gli occhi scintillanti di gioia, e questa vitalità coinvolge anche profondamente questa ragazza che invece fino ad allora tutto questo non l'aveva nemmeno mai provato. Lei viene da una famiglia di contadini, benestanti sicuramente, viene dalla Maremma toscana, ma non aveva coscienza di questi problemi, anche se era sempre stata brava ragazza, sempre brava a scuola, si era coinvolta profondamente nel movimento. E il verbo coinvolto è un verbo importante, perché il coinvolgimento non era solamente essere là nel corteo studentesco, nella rivolta, ma era un coinvolgimento anche di ideali. E quindi, se io sono coinvolto in un ideale, non necessariamente devo essere là a partecipare alla rivolta, posso essere presente. Questo romanzo è un romanzo che parla ai ragazzi di oggi, ai ragazzi che hanno la curiosità di scoprire gli ideali, di avere quello spirito del tempo, perché gli ideali non sono solamente quelli raccontati nei libri classici o anche in questo. Gli ideali sono cose che continuano, e questo libro ce lo racconta. Ermanno Detti ci racconta come Francesca, come tutti quanti, abbiano vissuto gli ideali, chi più chi meno, e quegli anni che erano gli anni di estrema rivolta, ma anche di estremo confronto. Non dimentichiamolo, perché si parla sovente di 68 come anni di rivolta, ma si dimentica il fatto che il 68 o quegli anni erano anni di estremo confronto. Poi sono arrivati gli anni terribili, gli anni del terrorismo, però il confronto era veramente un fatto importante a proposito di coinvolgimento. Certo, ma lì, insomma, io cerco di mettere un po' in evidenza proprio questa grande passione che agitava quei giovani del 68-69, anzi dal 67, e i loro miti, che si creano dei nuovi miti: Che Guevara in primo luogo, questo combattente che muore non pensando a sé, lui era un medico, non muore per se stesso, ma muore perché crede nella rivoluzione, crede nel riscatto dei poveri, crede nella possibilità di un mondo più giusto, di un mondo più equo, con una maggiore giustizia. E quindi questi giovani avevano questi grandi ideali, che è vero, poi arriverà anche la delusione, e infatti nel romanzo c'è questo aspetto.
addirittura lei scoprirà che l'uomo, che questo ragazzo di cui è innamorata, non può amarla. E questa vicenda però non le toglie la speranza, continua ad amarlo lo stesso e continua ad amare quegli ideali, tant'è vero che per tutta la vita, anche dopo le delusioni, anche dopo che il movimento del 68 si è frantumato, lei questi ideali li porta sempre con sé, continua nella sua vita, lei sarà architetto e cercherà un'architettura sostenibile, una nuova architettura, un'architettura, diciamo così, più ecologica, ecco, per usare un termine che allora anche non era usato. E quindi, come dire, mi piacerebbe che i giovani di oggi, anche se molto spesso sono delusi perché la vita è difficile, in qualche modo capissero l'importanza degli ideali, l'importanza della speranza, non perdessero la speranza, non finissero così privi di idee che li rendono molto spesso, diciamo, un po', come posso dire, sì, privi di speranza, privi di non riescono a intravedere un futuro. Per quanto sia, quelli erano anni in cui il futuro si vedeva con grande, c'era un gran progresso, i primi trapianti di cuore, l'uomo che sbarca sulla luna, e d'altra parte c'erano dei grandi contrasti, uccisioni, Martin Luther King che viene ucciso, Che Guevara che è stato assassinato nel 1967, quindi c'erano grandi contrasti, che però, proprio perché c'erano questi grandi contrasti, questi contrasti non spegnevano affatto la speranza, ecco. Non spegnevano la speranza, nonostante tutto, perché da Parigi, da Berlino, da Torino, da Napoli e così via, c'era un unico movimento e si stavano organizzando grandi lotte. E quindi è come se i giovani, lei scrive a un certo punto in questo romanzo L'assalto al cielo, lei scrive, Ermanodete, come se i giovani di tutto il mondo si fossero dati un appuntamento per quei giorni, no? Come se ci fosse stata un'intesa in un tempo in cui ovviamente non si parlava di internet e quindi tutti volevano un mondo nuovo e diverso e desideravano trasmettere questa voglia. Lo sa che questo è quasi un aspetto incredibile. Altro che. Non si riesce quasi a credere come sia stato possibile che negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Italia, perfino in Australia, perfino a Praga, perfino in tutto il mondo, gli studenti, come se si fossero detto, come ha detto lei, si fossero dati un appuntamento per gli stessi ideali di giustizia. E non si capisce nemmeno come, perché i mezzi di comunicazione non erano forti come oggi. Certo, c'era la televisione, ma la televisione non parlava di questo, del movimento, ne parlava poco, non cercava sicuramente di, il mondo era dominato da forze abbastanza di conservazione, diciamo così, dello status quo. Quindi è quasi incredibile come questi giovani improvvisamente si sono svegliati, non in Italia, non a Roma, ma si sono svegliati a Roma, a Milano, a Torino, a New York, ad Amsterdam, da tutte le parti del mondo. Questo è un aspetto che gli storici non hanno ancora nemmeno capito bene come sia stato possibile. Io qui avanzo un'ipotesi nel mio romanzo, che tutto questo avveniva tramite una comunicazione assembleare, non una comunicazione virtuale, cioè i ragazzi si incontravano davvero, si incontravano nelle università, tenevano un'assemblea, occupavano le facoltà, occupavano spazi e quasi ogni giorno facevano assemblee, quindi sì, la comunicazione avveniva così, avveniva verbalmente, però come poi questo spirito, questo assalto al cielo fosse sentito in tutto il mondo rimane un po' un mistero. Rimane un mistero e rimane veramente una di quelle speranze, degli ideali che possono costruire. Possono costruire, come anche hanno costruito il carattere, anche l'esistenza di Oscar, anche l'esistenza, soprattutto l'esistenza di Francesca, no? Qui abbiamo parlato, Ermanodetti, di studenti.
Però non c'erano solo gli studenti, c'erano anche gli operai a quel tempo che cominciavano ad uscire dalle fabbriche e protestare. Però forse c'erano due binari da una parte gli studenti, dall'altra gli operai, e questi binari dovevano per forza di cose cercare di essere uniti. E vedo qui una sottolineatura, quello che dice Francesca, se non ricordo male, a Oscar: vedi, noi studenti siamo stati troppo impulsivi, con gli operai non si scherza, si sta stilando una piattaforma comune, si fissano obiettivi precisi come l'abbassamento del voto da 21 a 18 anni, la pensione sociale per i poveri, una legge che prevede la possibilità di divorziare, un nuovo diritto di famiglia per l'abolizione del delitto d'onore, uno statuto per i diritti dei lavoratori, la chiusura dei manicomi e tante altre novità. E si vuole anche una nuova scuola. Ricordi la lettera a una professoressa di Don Milani? Ne abbiamo parlato. Il prete che insieme ai suoi alunni critica la scuola italiana e ne auspica, anzi ne realizza, una diversa. Ecco. Ermanno Detti. Difatti io penso che il 68 ha vinto perché ha perso, nel senso che ha perso perché poi il movimento di per sé stesso è stato sconfitto e non è mai entrato nei palazzi del potere, però le idee sono passate tutte, il divorzio, tutto quello che chiedevano, non immediatamente nel 68, ma lo statuto dei lavoratori, insomma tutte queste cose che venivano richieste sono in qualche modo diventate realtà. Poi naturalmente è una realtà che non è che una volta con le conquiste, non è che una volta conquistate si mantengono per sempre, si possono anche perdere e alcune poi sono state rimesse in discussione, eccetera. Ma l'idea del 68, secondo me noi siamo diversi, se non ci fosse stato il 68 noi saremmo diversi oggi. Sono state idee che sono arrivate fino a noi, hanno cambiato il mondo, insomma. E quindi io sostengo nel romanzo, e la protagonista lo dirà, Oscar anzi lo dirà, che il movimento ha vinto perché ha perso, proprio perché non è mai entrato nelle stanze del potere, le idee però sono scivolate e sono entrate dentro di noi. Oscar è poi, in sostanza, senza troppo rivelare di questo romanzo, è in sostanza la ragione che vince, quello che si guarda intorno e vede la realtà com'è, e quindi prende una posizione importante, Oscar. Certo, lui non può amare Francesca, però sceglie di amarla comunque di volerle sempre bene per tutta la vita e questo poi avverrà nella realtà. Sarà un amore non realizzato ma permanente. E questa è sicuramente una parte molto bella, anche molto romantica, perché nel 68 la parola romanticismo comunque era presente in ogni modo. Bisognava essere romantici per essere visionari allora e anche forse per essere visionari adesso. Lei al termine di questo libro mette una cronologia molto importante, ne ha già accennato alcuni avvenimenti, come ad esempio il primo trapianto al cuore, l'allunaggio da parte degli americani, ecco, la nascita di ARPANET, che sarebbe il Certo. predecessore di Internet, e chi se la ricordava più, Certo. ecco, questo calendario che lei mette al termine di questo romanzo ci riporta veramente in un mondo che è sì lontano, ma che ce lo avvicina in ogni modo. Queste cose che lei ci scrive ci avvicinano veramente a quel mondo, come quando ci scrive che si scioglie il gruppo musicale dei Beatles nel 1970, quando è fallito il golpe borghese in Italia. Ecco, sembra storia lontanissima, ma è storia vicina. Certo, sicuro. È proprio così come dice lei. Volevo sottolineare un ultimo aspetto che secondo me è importante, la grande vitalità e la grande allegria che c'erano nei giovani. Cioè i giovani non erano affatto fannulloni, non erano, si alzavano presto, non dormivano, scrivevano tazebau, manifesti, facevano volantinaggi. Ed erano sempre allegri, avevano la forza della gioventù naturalmente, ma erano agitati profondamente all'interno da un ideale che non è soltanto pensare a se stessi,
ma pensare alla possibilità di cambiare il mondo, di fare un mondo più bello. Forse questo non ci sono completamente riusciti, non lo so, questo lo diranno gli storici. Non ci sono completamente riusciti, è vero, però ogni età, ogni gioventù deve avere, Ermanno Detti, mi corregga se sbaglio, deve avere il senso rivoluzionario di cambiare il mondo, perché solo così culturalmente il mondo ha sempre un aggiornamento, una visione nuova. Certo, senz'altro è così. L'assalto al cielo è il titolo del romanzo che abbiamo attraversato insieme con l'autore Ermanno Detti, Una ragazza, gli ideali e il 68. Un romanzo, leggo in quarta di copertina, che suscita nei ragazzi di oggi la curiosità per lo spirito e le vicende di quell'epoca piena di passione. Prima di salutarci, Ermanno Detti, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che sto leggendo in questi giorni? Sì. In questi giorni di... delle feste mi sono lasciato un po' andare a letture non proprio di romanzi eccetera, ma mi sono lasciato andare un po' io amo molto, amo leggere romanzi molto impegnativi e poi a un certo momento lasciarmi andare a cose molto superficiali. Sto rileggendomi le storie di Asterix e di Luke Luke, cioè dei fumetti praticamente. Sto rileggendo queste perché sono pieni di umorismo, pieni di mi fanno sentire allegro, poi sono molto rilassanti. Altro che Asterix, sicuramente rilassante, divertente e sicuramente simpaticissimo Lucky Luke, come lo chiamavo io un tempo, perché Lucky Luke era pubblicato, se non ricordo male, sul Corriere dei Piccoli. Sì, pubblicato sul Corriere dei Piccoli. E anche sul giornalino, quello. Il giornalino, storico. Certo, il giornalino delle edizioni San Paolo, un'altra bellissima presenza. Grazie ancora, Ermanno Detti, per il tempo che ci ha dedicato. E vorrei ricordare in chiusura anche la sua presenza su una rivista molto importante per la letteratura dei bambini, ma non solo, Il Pepe Verde. Ce la vuole raccontare brevemente? Del Pepe Verde? Beh, Il Pepe Verde è una rivista che io naturalmente la faccio da 20 anni, a 20 anni esiste questa rivista, ed è una rivista che tratta di letteratura per ragazzi. E, praticamente che cosa fa? Informa ogni 3 mesi, perché è trimestrale, quelli che sono i libri più importanti sulla letteratura per ragazzi che escono in libreria. E ogni 3 mesi noi facciamo uno spoglio, noi abbiamo una redazione molto, molto impegnata, molto, molto attenta, tutta questa redazione segue le uscite dei romanzi migliori e li segnala. Non solo, poi Pepe Verde fa anche un'altra cosa, critica praticamente, c'è un apparato critico di critica letteraria, perché crediamo che la letteratura per ragazzi non sia soltanto una letteratura di serie B, sia una vera e propria letteratura. Quindi c'è uno spazio, c'è un ampio spazio, una prima parte, che riguarda proprio la critica letteraria, cioè non solo informa, ma insomma diciamo così, che riflette anche sulle cose che escono. Ed è molto bello riflettere in un tempo in cui la riflessione sembra semplicemente altro da quello che è in verità il suo vero significato. Grazie ancora, Ermanno Detti, per il tempo che ci ha dedicato e buon lavoro per Il Pepe Verde, L'assalto al cielo e il romanzo e che abbiamo raccontato insieme con Ermanno Detti, che è l'autore, la casa editrice Gallucci. Buona giornata. Grazie a lei, buona giornata a lei.